ci sono le perle. Adesso vi leggo solo la poesia di Vicario, perché ha scritto, secondo me, riesco senza occhiali, speriamo, perché lui, non avendo la sapienza, ha scritto: viviamo attimi di follia, è il titolo. Non è un gran titolo, ma è molto meglio la poesia. I titoli di solito dei poeti non devono mettere i titoli, lascia fare i titoli. Viviamo quasi ombre effimere. Notate questo linguaggio, come esprime i concetti che vi ho detto del nichilismo logico, giuridico, sociale, affettivo, morale, religioso. Viviamo quasi ombre effimere. Non c'è un destino assoluto, ma non voglio fare commenti. Attimi di follia al lume di candela. E fuggiamo col passare delle ore da questo tratto di tempo definito. Tra perle nere e riflessi giallo, che trascina verso l'infinito. Vorrei spogliarmi di tutti i pensieri e lasciare i pensieri. Il pensiero è diventato qualcosa che si estranea dalla realtà e da Dio. Vorrei spogliarmi di tutti i pensieri e lasciare solo i sogni, vedi, i sogni, immersi nel futuro, immersi nel futuro. Sono stanco di cercare pepite di vita in acque tumulose che scendono a valle. Da preziosa fonte che si oppone anelante. Da preziosa fonte che si oppone anelante. Al setaccio di un tiro di un cappello. Artigli smembrano la carne e fanno male. Divorano l'anima in cerca di libertà, immobilizzano occhi che non guardano dentro, in un'ossessione che è l'essenza di lui. Ecco perché io ho detto, guarda un po', coincide il suo pensiero lì con quello che sto scrivendo, pensando, in un'ossessione che è l'essenza del nulla, un acceso silenzio tra granelli di sabbia. Tu sei polvere e in polvere tornerai, che il vento rinnega e la mano congela. Questo, la poesia esprime la verità nella bellezza, nel verso, nel sentimento. E quanta poesia c'è ancora, e quanti poeti. Ecco, con questo vi voglio dire che tutte le arti, le scienze, i tentativi politici, economici, sociali, sono tutte cose che hanno un aspetto positivo che si cumula nella memoria di Dio e anche nell'anima del giusto, perché la persona giusta riesce, dice Gesù, anche in vita ad avere il centuplo. Dice: voi, se seguite me, avrete il centuplo di quello che avete abbandonato, perché se uno non ruba, ha abbandonato un malloppo che era buono, o viceversa, no? E tutto questo. Avrete il centuplo in fratelli, sorelle, amici, e io ne ho acquistato veramente tanti anche con queste cose, e la vita eterna, cioè la vita eterna è Dio nella sua bontà che ha sistemato tutto. Ecco, questo è quello che voglio dire. Quello che pensavo di dire era una critica feroce al nichilismo e alla crisi della Chiesa, e si è trasformato, come vedete, in una grande occasione che noi abbiamo, rito per rito, istituzione per istituzione, prete per prete, filosofo per filosofo, di cercare veramente l'aspetto che rimane nella nostra memoria, perché è l'aspetto che Dio conserverà anche quando tutto il male e l'errore sarà distrutto. Questo è quanto, e poi abbiamo...